Senta Borsellino, ha sentito Grasso qui da noi alla Zanzara dire che Berlusconi meriterebbe un premio perché ha fatto recuperare un sacco di soldi dei mafiosi, un premio per l'antimafia? Che grazie dice alle lei? Sue leggi. Io l'ho sentito e anche poi letto, diciamo, sì, sulla stampa, sì, quelle che sono state le reazioni. Berlusconi merita un premio, secondo lei? Se vuole sapere la mia idea, io credo che il procuratore Grasso si sia voluto sdebitare in qualche maniera, conferendo un premio a Berlusconi, dal fatto che lui è in quel posto grazie a una legge fatta dal governo Berlusconi, sì, che ha impedito a Caselli di dire che sarebbe stato il naturale, sì, procuratore antimafia nel nostro paese di diventarlo, grazie a una legge contra persona. Evidentemente ha voluto in qualche maniera sdebitarsi, sì, conferendo un premio. Cioè non dovrebbe stare lì? C'è un legame tra i due, lei dice, tra Berlusconi e Grasso? No, assolutamente, io sto dicendo soltanto che si è voluto sdebitare. Penso. Cioè, in effetti lui è procuratore nazionale antimafia. Grazie a una legge ad personam. Grazie a una legge di Berlusconi. Una legge contro persone. Contro Caselli. Cioè contro Caselli a favore di Grasso. Senta Borsellino, le chiedo una cosa, ma Berlusconi merita un premio però per qualche attività di mafia che ha fatto, oppure nella maniera più assoluta alcune non merita? Cose. È un programma, se è un programma, diciamo, di cabaret, allora si può anche dire di sì. Se è un programma serio, assolutamente, per merita esattamente il contrario. Berlusconi non ha fatto altro nel corso del suo governo che continuare a pagare cambiali che erano state contratte nel corso di una trattativa tra Stato e mafia, di fare leggi ad personam o contro personam. Cosa vuol dire cambiali? Una cosa ridicola, diciamo, volere dire che Berlusconi ha fatto qualcosa contro la mafia. Anzi, l'ha favorita, secondo lei? Ma io penso che tante leggi che sono state fatte nel corso del governo Berlusconi, basta pensare al cosiddetto riciclaggio di Stato, sì, cioè il rientro dei capitali senza neanche la possibilità di identificare se questi fossero... Hanno favorito la mafia. Basta pensare allo snaturamento della legge sui collaboratori di giustizia, che ha fatto sì che oggi i collaboratori di giustizia... Cioè lei dice che Berlusconi ha favorito la mafia? Con l'anternino. Io credo che d'altra parte Berlusconi è sodale di una persona come Marcello Dell'Utri, che sì, è stato condannato a 9 anni per concorso esterno. E dunque ha detto delle cose gravissime, Grasso, no? Mi sembra di capire quello che dice lei. Guardi, a mio avviso sì, perché non ha detto solo quello, cioè se si fosse limitato. E adesso passiamo, alla questione Ingroia. Abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 24 00 24, Salvatore Borsellino, mi sembra. Fratello di Paolo Borsellino, impegnato nella agenda rossa. Critica pesantemente Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia. Sempre a disturbare, caro Parenzo, 800 24 00 24, qui in diretta dagli studi di Roma, la Zanzara, e abbiamo con noi Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino. Fra poco ci sarà anche l'anniversario di Falcone, successivamente quello di Borsellino, anniversari importanti. Senta, Borsellino, ma secondo lei Grasso, dopo quello che ha detto, si può presentare per questi festeggiamenti, no? Non sono ricordi, gli festeggiamenti, ricordi, per questi ricordi, diciamo, ricordi, per queste cerimonie? O rischia di prendere qualche fischio? Guardi, l'anno scorso, per l'anniversario di Via D'Amelio, noi abbiamo invitato dei magistrati, sì, a leggere delle lettere proprio a Paolo, e ci sono state delle lettere bellissime scritte appunto da Ingroia, da Di Matteo. Ma se ne leggesse una Grasso? Bernotta, che hanno letto queste lettere a Paolo, che erano veramente, sì, ci hanno veramente toccato, sì, per sì, la loro profondità e la loro... siamo stati felici di averle tra di noi. In quell'occasione, non invitato, si presentò anche il procuratore Grasso, che volle leggere, sì, un suo messaggio, diciamo, insieme a quelli dei magistrati. Noi, diciamo, accettammo che lo leggesse, benché fosse un autoinvito. Ecco, io se quest'anno si presentasse il procuratore Grasso in Via D'Amelio, non posso assicurare che il ragazzo dell'agenda rossa, che come ogni anno, sì, riempiranno Via D'Amelio per impedire appunto che si arrivino in quella via delle
corone di Stato per una strage di Stato, per impedire che si presentano che personaggi succede? Delle istituzioni degni di occuparle. Noi non faremo nessuna contestazione violenta, ma sicuramente gli riserveremo lo stesso trattamento che riserveremo a altri personaggi delle istituzioni. Cioè cosa? Fischi? Diciamo, nel caso che si presentasse, noi faremo delle contestazioni assolutamente pacifiche, cioè nient'altro che alzare la nostra agenda rossa e girare le spalle a chi si dovesse presentare. Girare le spalle a Grasso. E lo stesso trattamento purtroppo lo dobbiamo riservare al procuratore Grasso anche per l'attacco assolutamente indebito che ha fatto nei confronti di un magistrato coraggioso come Antonello. Un attimo solo, però mi scusi un attimo. Ma perché dice attacco? Un attimo solo, Borsellino, io però le voglio chiedere una cosa, ma questo significa che non è persona gradita a Via D'Amelio, Grasso? Purtroppo dopo questa esternazione non posso considerarlo una persona gradita. Addirittura. Senta una cosa, ma secondo lei vuole fare politica, Grasso? Ma guardi, io rimango appunto interdetto di fronte a certe dichiarazioni, perché nel momento in cui accusa Antonio Ingroia di voler fare politica, nello stesso tempo io penso che sia lui a fare politica. Lui ha fatto delle dichiarazioni politiche, il fatto di voler dire di voler conferire un premio a Berlusconi. Ma è un premio virtuale, è una... sì, è un premio virtuale, ma virtuale o non virtuale, cioè come si può parlare per il sequestro dei beni, quella legge nel confronto di un governo come quello di Berlusconi. Ma no, ma Grasso ha fatto tutto il contrario della lotta alla mafia. Ma qualche legge buona l'avrà fatta, cioè Grasso ha semplicemente detto... Di quello parla Grasso, ha fatto una legge... Grazie a quella legge... Sinceramente non ne posso considerare una, il governo Berlusconi non ha fatto altro che assumersi il merito di operazioni di polizia, operazioni condotte grazie alle indagini dei magistrati che hanno assicurato... Ha fatto delle leggi... Sicuramente un gran numero di latitanti, ma io ho detto più volte che questi successi sono stati conseguiti non grazie al governo, ma nonostante un governo che cerca di che delegittima i magistrati, nonostante un governo che toglie le armi. Senta, ma lei stringerebbe la mano. Lei mi citi una sola legge che sia stata fatta. Quella che cita Grasso, quella sul sequestro dei beni di cui parla Grasso. Lui cita dei risultati di una legge, non è dovute. Quei 40 miliardi di euro non sono dovute a quella legge, le leggi sulle confische esistono da anni e se non sono i magistrati. La conoscerà sta legge Grasso, no? Che sono andate avanti, ma spero che la conosca. Ma la mano a Grasso la stringerebbe in segno di rappacificazione, la mano a Grasso la stringerebbe mai? Io devo tenere conto delle istituzioni e del fatto che lui rappresenta un'istituzione. Mio fratello rispettava le istituzioni, ma era un amico di Paolo Grasso, era un amico. Non sempre rispettava. Guardi, io non gli amici di Paolo, se vuole sapere una cosa, Paolo sarebbe dovuto morire di indigestione se fossero vero tutte quelle cose che io sento di persone che mi dicono che fino alla sera prima, fino a due giorni prima, fino a tre giorni prima sono stati a cena con Paolo. Io gli amici di Paolo, i pochi amici di Paolo, li conosco, può darsi che sicuramente con Grasso ci saranno stato un certo tipo di rapporti, hanno anche lavorato insieme per qualche tempo, però Paolo... Che ci sia solamente questa cosa di sdebitarsi nei confronti di Berlusconi, cioè lui deve a Berlusconi qualcosa, cioè la nomina, è per questo che fa questa esternazione? Io non penso solamente a questo, posso supporre, visto questa... È affermazione assurda che in qualche maniera voglia guadagnarsi questo merito, forse perché sta per scadere il suo mandato e di conseguenza deve pensare a del al futuro, al futuro. Magari anela a fare il ministro della giustizia. Quindi non stringerebbe la mano a Grasso? Quindi non gli stringerebbe la mano? Non ho detto che non stringerei la mano, io ho detto che visto che rappresenta un'istituzione, io non posso... rifiutare una stretta di mano da una persona che incarna un'istituzione, però io distingo tra istituzioni e persone che occupano delle istituzioni. Senta, tra Ingroia, in questo caso ripeto, no, non mi faccia dire cose che io non voglio in questo dire. Caso la persona in questo caso per questa esternazione di Grasso sicuramente ha fatto qualcosa che io non apprezzo assolutamente di gravissimo, per cui dovrò faticare se mi dovesse presentare l'occasione a stringergli la mano. Bene, grazie a Salvatore Borsellino. Grazie.